Per la quinta prova del campionato, in scena sul circuito internazionale di Latina, il Sagittario ha accolto una novantina di piloti suddivisi tra Minimoto, MiniGP e le due scuole, Honda Racing School e Metrakit MiniGP School. Ad aprire il programma sono state le ruote basse delle Minimoto con la classe Junior B, gara vincente fin dall'inizio con continui sorpassi. Al primo passaggio è Raffaele Fusco a guidare il gruppetto di testa, seguito da Nicola Fabio Carraro, Emanuele Bocino e Emanuele Mazzullo. I quattro piloti formano il vuoto dietro di loro e divertono il pubblico del circuito di Latina con sorpassi e staccate al limite. Al sesto giro Emanuele Mazzullo, Polini a prendere le redini della testa, tagliando meritatamente il traguardo. In seconda posizione un coriaceo Nicola Fabio Carraro, Stamas, terzo un costante Emanuele Bocino, DM. Ringrazio mio padre Roberto e tutta la mia famiglia, ringrazio il mio meccanico Sandro e mio zio. Ringrazio Daniele Stamas, la gara poteva andare molto meglio, però sono contento così. E ringrazio mio papà e tutta la mia famiglia. La gara è andata bene, ho fatto belli sorpassi con Emanuel, ero primo, però la moto era troppo magra, ma vabbè, mi rifaccio a Pomposa, ringrazio Michelangelo che purtroppo si è rotto il braccio, il polso anzi, e Briz, Luca Guadagnini e Lorenzo Forti, e grazie alla mia moto. Nella Junior A basta un secondo posto a Matteo Boncinelli, ZPF del motoclub Pasini Racing, per aggiudicarsi il titolo italiano con una giornata in anticipo. Forte dei suoi 100 punti accumulati nel corso delle 5 gare, può festeggiare il titolo italiano ed il bel secondo posto conquistato qui a Latina. In gara da sottolineare la bella bagarre tra Boncinelli, Amantini e Matteo Bertelle, il quale ha la meglio su tutti vincendo la gara. Questa è la classifica di gara, primo Matteo Bertelle ZPF, secondo Matteo Boncinelli ZPF, terzo Federico Amantini SG. La gara è andata abbastanza bene, ringrazio Ilario, Ugo, mio papà che mi ha portato a Latina e ringrazio anche Manolo, Fabio che mi ha fatto fare ginnastica alla spalla e dedico questa vittoria ad Angelo e vorrei tanto che venisse la mamma a vedermi. La gara è andata bene, vorrei ringraziare il titolo a Ivan e a tutto il team Pasini Racing e ringrazio il babbo che mi ci ha portato. La gara è andata bene, c'avevo il motore che non è andato tanto bene. Ringrazio mio babbo, il team e Mauro e dedico questa gara a mia mamma che non è potuta venire a vedermi. Gara fantastica per la classe SAV riservata ai bambini a partire dagli 8 anni compiuti. Un determinato Marco Gaggi ha messo il sigillo sul circuito di Latina, vincendo di forza la gara. Al via Gaggi scatta subito in testa, tallonato da Simone Bonamici, DM, e Gabriele Mastroluca Polini. Un ottimo sorpasso porta Mastroluca alle spalle di Gaggi, che negli ultimi giri fa valere la forza della sua SG, vincendo la gara. In seconda posizione il romano Gabriele Mastroluca, sul terzo gradino del podio Filippo Bianchi su Pasini. La gara è andata bene, ho guidato bene,
sono partito bene e poi ho dato distacco. Ringrazio tutti, il mio team e il mio meccanico Mauro. La gara è andata bene, ringrazio Sandro il meccanico e Roberto della Polini e tutta la Polini. La gara è andata bene, ringrazio papà, Ivan, Ilario e mamma. Nella categoria Open B partono bene Michael Carbonera, DM e Davide Biagiarelli. I due si tallonano e danno spettacolo per tutti i 13 giri previsti. Sfortunato Nicola Domenichelli, che a causa di una scivolata, mentre si trova nella bagarre dei primi, è costretto a ripartire dall'ultima posizione. Questa la classifica finale di gara. Primo Davide Biagiarelli Phantom, secondo Michael Carbonera DM e terzo Gianmarco Innocenti Phantom. Sì, la gara è andata davvero molto bene, abbiamo fatto delle modifiche che si sono rivelate molto, molto buone, infatti anche il passo di gara è stato veramente buono, sono davvero soddisfatto e devo ringraziare tutta la Phantom, l'OR Motori di Pasquale, Patacca e Marco. Nella Open A, partenza decisa quella di Mattia Bucciarelli su DM, che prende il comando della gara staccando di diversi metri tutti gli altri ed aggiudicandosi meritatamente la vittoria. Non è bastato il buon ritmo di gara di Aaron Nativi, Phantom, e Arvin Zanolli, DM, a contrastare il pilota del motoclub Rebel Bach. Questa la classifica di gara, primo Mattia Bucciarelli, secondo Aaron Nativi, terzo Arvin Zanolli.